Ciao amici, come state? E ben ritrovati di nuovo qua sul canale. Avete visto la frequenza nella quale sto pubblicando video? Infatti mi sto impegnando perché in questo periodo mi sento abbastanza motivato, abbastanza ispirato. Oggi parliamo di un'altra delle mie passioni, che è il cinema. Il cinema infatti è una passione che ho ancor prima dei video e ancor prima dei trekking. Quando ero piccolo passavo il tempo e le ore a guardare film a manetta. Stavo un sacco di ore davanti alla TV e avevo una collezione incredibile di VHS e di DVD. Ogni domenica non vedevo l'ora di andare al mercatino delle pulci per acquistare altri film e guardarne di nuovi. C'era un periodo addirittura che riuscivo a mangiare due film al giorno. Hook, Capitan Uncino, che è uno dei miei film preferiti, un giorno sono riuscito a guardarlo 4 volte di seguito, cioè follia. Pazzesco. L'aspetto cinematografico è entrato nella mia vita anche da quando ho iniziato a studiare cinema e quando mi sono iscritto all'accademia. Infatti ho avuto l'occasione di avvicinarmi al mondo del cinema e addirittura a lavorarci come video assist. Ho lavorato infatti a 2 film, uno con Salvatore Mereu e uno con Mario Piredda. Ho pensato di portare sul canale tutti quei film che mi hanno motivato, in qualche modo mi hanno ispirato e avvicinato a questo stile di vita che è appunto il trekking e le camminate. E iniziamo a parlare con uno dei film che mi sono rimasti più impressi e più a cuore. E sto parlando di Wild. Se sei un appassionato della natura, se sei appassionato di questo stile di vita, ti consiglio di guardare Wild. Wild è un bellissimo film che è uscito nel 2014 ed è diretto da Jean-Marc Vallée, che è lo stesso regista di Dallas Buyers Club, che ha vinto gli Oscar come Matthew McConaughey, Gerard Leto. Se non avete visto neanche quello, guardatelo perché è bellissimo. Ma tornando a Wild, i personaggi di Jean-Marc Vallée sono sempre dei personaggi distrutti, che hanno toccato il fondo, ma che nonostante abbiano toccato il fondo hanno quella voglia e quel coraggio di riemergere e di riprovare a prendere la propria vita in mano. La protagonista, che è Reese Witherspoon, interpreta Cheryl Strayed, che è una ragazza che da giovanissima, all'età di 26 anni, dopo una serie di eventi drammatici, la morte della madre che è morta a 45 anni per cancro ai polmoni, il divorzio dal marito, l'uso di eroina con uno dei suoi amanti, una serie di motivi che la portano a perdere il senso della propria vita. Ed è proprio per questo motivo che Cheryl decide di prendere il suo zaino gigantesco e di farsi una traversata di 3 mesi. 3 mesi percorrendo 1100 miglia, che tradotto in chilometri sono 4300, poco più. Fuori di testa, cioè questa cosa è una cosa che mi affascina e che mi lascia veramente, non lo so, senza parole. E Cheryl decide appunto di attraversare il Pacific Crest Trail, che parte dal confine del Messico e arriva al confine del Canada. Il film è interessante perché appunto il personaggio è un personaggio coraggioso, un personaggio intraprendente che si vuole mettere in gioco e vuole trovare un senso alla propria vita attraverso questo sentiero lunghissimo. Anche il modo di raccontare del film è molto interessante perché viene raccontato attraverso dei monologhi interiori che servono a farci avvicinare
molto di più allo stato d'animo del personaggio. Quindi noi siamo molto vicini a Cheryl durante il suo cammino, durante le sue sofferenze, durante i suoi silenzi e anche durante le sue gioie. Interessanti sono anche i flashback che non sono in ordine cronologico, e questo rende ancora più curioso la storia, perché tu in qualche modo devi riuscire a collegare la vita di Cheryl, la vita che appunto l'ha portata a intraprendere questa sfida. La metafora del viaggio in questo film è una metafora e un tema che io ho sempre sposato. Per me viaggiare rappresenta la crescita, rappresenta il cambiamento, rappresenta l'evoluzione per l'uomo. E in questo film il tema del viaggio è inteso come viaggio, però viaggio di purificazione, quindi attraverso il dolore. Cheryl, attraverso questo viaggio, attraverso il dolore, in qualche modo si pulisce di tutti i suoi errori, di tutti i suoi problemi. La cosa che sconvolge tutto quanto è che lei decide di affrontare questa sfida nonostante alla fine del viaggio non ci sia nessuno ad aspettarla, cioè lei ha perso tutto, quindi non ha più niente nella sua vita, ed è questo che l'ha portata ad affrontare questo bellissimo viaggio. È proprio fuori di testa. A me queste storie, queste biografie mi ispirano ad affrontare le stesse esperienze nella vita. È una cosa sconvolgente, ragazzi, e mi fa venire la pelle d'oca davvero. Bellissima anche la volpe che in qualche modo esce fuori durante il film un paio di volte, e che secondo me anche io l'ho interpretata anche come lo spirito della madre che in qualche modo vuole aiutarla e vuole fargli capire che è vicina a lei. E la volpe, che oltre a simboleggiare la furbizia, simboleggia anche il cambiamento che Cheryl continua ad avere giorno dopo giorno affrontando questa sfida. Jean-Marc nel film decide anche di essere crudo come la vita di Cheryl, mettendo in scena dei dettagli che sono veramente estremi, dei dettagli che qualche persona può giudicare anche esagerati, come per esempio l'unghia dei piedi distrutti di Cheryl che si stacca a un certo punto perché ormai è andata male, oppure anche quando lei prende le polveri della madre e se le mangia. Sono tutte scene molto crude, come è cruda e violenta la vita che ha dovuto affrontare Cheryl. Ma la cosa che mi fa amare questi film è la natura che in qualche modo diventa un coprotagonista, talmente presente che in qualche modo è anche, a volte diventa soffocante, a volte fa paura, a volte invece è bellissima, è da contemplare ed è magica. Quindi una natura che diventa personaggio e in qualche modo accompagna il protagonista in tutto il suo cammino. Questo era la descrizione e i motivi per la quale io sono innamorato di questo film. Vi lascio il trailer in descrizione se siete curiosi e volete vederlo, e se non sbaglio ci dovrebbe essere anche su Prime Video o su Netflix, adesso non ricordo bene. Questo era il primo film che volevo portare sul canale e parlarvene, perché è un film che merita di essere visto. E ci vediamo al prossimo video. Devo ancora capire che cosa portare, che cosa scrivere, che cosa girare. Mi frullerà qualcosa per la testa. Quindi buone vite, buoni cammini, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!